Cari amici di Radio Maria, e voi signori ateisti che con tanta attenzione seguite le mie trasmissioni e quelle di Padre Livio, non posso che chiarire e sviluppare i temi di cui alcuni gruppi e lobby mediatiche si sono serviti per attaccare violentemente Radio Maria e me, fino al punto di chiedere le mie dimissioni da vicepresidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, malgrado mai in questa trasmissione io abbia parlato a nome del CNR o abbia fatto riferimento ad esso. Anche oggi parlo come cattolico e come uomo libero e come tale dai microfoni di Radio Maria, una radio cattolica e privata, desidero ribadire una verità elementare, una verità che nasce dal buon senso prima ancora che dalla fede. Tutto ciò che accade ha un significato. Tutto, in una parola, è divina provvidenza. All'alba del 28 dicembre del 1908, una violentissima scossa di terremoto, di non più di 30 secondi, ma del decimo grado della scala Mercalli, seguita da un terribile maremoto, distrusse la città di Messina e si estese alle coste calabre. Le vittime furono oltre 80.000. Messina venne ridotta a un cumulo di macerie. L'Italia ed il mondo rimasero sgomenti di fronte alla portata delle catastrofe. Si creò immediatamente una catena di solidarietà per portare aiuto ai sopravvissuti. E tra coloro che più si prodigarono per aiutare le vittime sono scritti a lettere d'oro i nomi di due sacerdoti, poi canonizzati dalla Chiesa, Don Luigi Orione e Padre Annibale Maria di Francia. Ebbene, questi due sacerdoti, che nessuno oserebbe accusare di mancanza di cuore o di carità, erano convinti che il terremoto di Messina fosse stato un castigo divino. Nella mattina di domenica del 27 dicembre 1908 erano apparse nella città strisce con la scritta «Gesù Cristo non è mai esistito». E per dimostrare l'empia affermazione, alla sera, in un pubblico dibattito, era seguita una processione blasfema che era giunta fino alla spiaggia. Un crocifisso era stato buttato a mare tra lazzi e oscenità, mentre il circolo Giordano Bruno si riuniva per decretare la distruzione della religione in Messina. Sempre quella domenica, 27 dicembre 1908, sul giornale satirico Il Telefono si poteva leggere una parodia di Natale con un'invocazione a Gesù Cristo rimasta tristemente famosa. «O bambinello mio, vero uomo e vero Dio, per amor della tua croce fa sentir la nostra voce, tu che sai che non sei ignoto, manda a tutti un terremoto». Poche ore dopo, Messina era rasa al suolo. Non era stata distrutta la religione, ma la città. La poesia sacrilega, all'indomani del terremoto, fu fatta diffondere da Don Orione, mentre tutti i messinesi ricordavano come in una predica fatta in cattedrale il 16 novembre del 1905 Sant'Annibale Maria di Francia avesse preannunziato il terremoto con queste impressionanti parole che propongo alla vostra meditazione. Senza mezzi termini, senza reticenze e timori, io vi dico, miei concittadini, che Messina è sotto la minaccia dei castighi di Dio. Essa non è meno colpevole di tante altre città del mondo che sono state distrutte o dal fuoco o dalle guerre o dai terremoti. Deve dunque aspettarsi da un momento all'altro di subire anch'essa la stessa sorte. Ecco il terribile argomento del mio lacrimevole discorso. Io comincio da farvi una enumerazione di tutti quei motivi per i quali i castighi del Signore su questa città appariscono alla mia atterrita fantasia quasi inevitabili. Continua Padre di Francia. Il primo motivo è che i nostri peccati reclamano i castighi di Dio. Presso di noi peccato è una parola di poco peso. Lo commettiamo con la massima facilità. Ci abituiamo assai naturalmente, arriviamo a bere l'iniquità come acqua e con l'anima piena di peccati e di delitti ridiamo, scherziamo, dormiamo e pensiamo ad acquistarci il ben vivere per peccare ancora di più.
se qualche volta ci pentiamo, è un pentimento superficiale e momentaneo. Ben presto si torna al vomito. Leggiamo la Sacra Scrittura, interroghiamo la storia di tutti i secoli e noi troviamo che Dio punisce non solo nell'altra vita, ma anche in questa. Diluvi sterminatori, terremoti distruttori, guerre, epidemie devastatrici, carestie, siccità, mali sempre nuovi ed incogniti. Tutto dimostra che Dio castiga severamente i peccati anche in questa vita. Messina ha peccati? O miei concittadini, rispondetelo voi. Qui la bestemmia regna sovrana, qui l'indifferentismo religioso non è poco, qui l'usura, il furto, gli omicidi apertamente, per strada, di giorno, qui la cattiva stampa, qui gli insegnanti atei, le superstizioni sono all'ordine del giorno. Vi è lo spiritismo, vi sono le magherie, vi sono i sortilegi. In Messina vi è la disonestà divenuta abitudine, vi è l'avarizia e la durezza del cuore per cui si lasciano perire i poveri e il denaro si spende piuttosto nel lusso. Tutti questi peccati gridano al Signore, Signore, affrettati, punisci. Un secondo motivo per cui dobbiamo ritenere per certi i castighi di Dio, continua padre di Francia, è che tante altre città a noi vicine hanno già avuto questi castighi, appunto perché avevano i nostri stessi peccati. Ora, se Dio punì quelle città che avevano questi stessi peccati, perché non punirà anche noi? Dio è giusto. Terzo, i castighi di Dio verranno su di noi perché abbiamo avuto diversi avvisi e non ne abbiamo fatto caso. 11 anni or sono la terra ci tremò sotto i piedi. Dopo 4 anni il 1898 terremoti, minore fervore. Che si fece? Nulla. Il popolo, le famiglie rimasero indifferenti, ci siamo abituati, ci sembra che godiamo di un privilegio di immunità presso Dio e che possiamo peccare a nostro bell'agio. Ah, non è così, tutti questi replicati avvisi non sono che i lampi e i tuoni precursori dell'imminente scoppio dell'uragano. Quarto, la nostra storia fin dall'origine ci accerta che Messina, quando in un'epoca, quando in un'altra, è stata visitata sempre dal divino flagello. Il passato insegna l'avvenire. Se Dio per tanti secoli ha fatto così con questa città, perché deve mutare adesso la sua condotta? E qui non posso nascondervi, fratelli miei, che appunto il terremoto è il flagello col quale io temo che il Signore voglia punirci. Diverse ragioni di ciò che mi persuadono. In primo luogo regna in Messina tale indifferentismo, tale acquiescenza col peccato, tale noncuranza dei castighi di Dio che abbiamo bisogno di essere scossi, abbiamo bisogno di un castigo che ci scuota, che ci atterrisca, che ci risvegli. E tale è il terremoto quando è veramente forte, sterminatore. Questo è poi il flagello che pare abbia preso il Dio attualmente nelle sue mani. Questo flagello ha fatto rumoreggiare, le minacce che ci ha fatto non sono state minacce di guerra, ma di terremoti. Infine, perché il terremoto, per quanto terribile, ha però questo di buono, che apporta una conversione generale, è un gran missionario. Si resiste alle prediche, ma quando ci sentiamo tremare. Fin qui le parole di padre Annibale di Francia. Il terremoto, afferma Sant'Annibale Maria di Francia, è un gran missionario. Queste parole sono troppo dure, queste parole sono prive di carità e di pietà? Sono le parole di un uomo che dedicò la sua vita ai poveri e agli afflitti, l'uomo più santo che viveva a Messina, tanto che Don Orione, scavando tra le rovine, ripeteva una frase rimasta nella memoria collettiva. Ma voi sapete quale grande santo avete in Messina? Questo santo era il padre Annibale di Francia, che nel 1905 aveva preannunciato ai suoi concittadini la distruzione della città come punizione dei loro peccati. Quest'uomo, Annibale di Francia, è stato canonizzato da Giovanni Paolo II il 16 maggio del 2004. Questo è il linguaggio dei santi, rifiutato dai tiepidi, dai pavidi, da coloro che si fanno un'immagine di Dio a loro uso e piacere, coloro che rifiutano il Dio giusto e non si rendono conto che con ciò rifiutano anche il Dio misericordioso.